E questo è l'ingresso della frazione di Villa Caldari di Ortona, zona rossa istituita nella serata di ieri dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Come possiamo vedere dalle immagini di Loris Bennato, il presidio delle forze dell'ordine c'è, tutte le macchine in entrata e in uscita vengono controllate dai carabinieri della compagnia di Ortona, non si può entrare, non si può uscire da questa zona rossa e tutti vengono ovviamente controllati con documenti, persone che devono dimostrare la necessità di dover uscire da questa zona rossa per motivi di lavoro o di salute. Vedete alle mie spalle c'è un grosso pino, da lì inizia la zona rossa di Villa Caldari di Ortona, è quella la zona dove è fatto divieto per tutti di poter accedere in questa frazione di Ortona, questa frazione di Villa Caldari che si trova a 6 chilometri dalla città di Ortona. Tutte le macchine vengono controllate dagli uomini delle forze dell'ordine, davvero un paesaggio spettrale. Sindaco, Villa Caldari è zona rossa da poche ore, è arrivata la decisione del presidente della regione Marco Marsilio, una decisione che immagino la soddisfi da questo punto di vista. Una decisione che tutela i cittadini, che tutela i residenti, che tutela tutti noi. Le misure non bastano, occorre mettere in campo tutte quelle possibilità, quegli strumenti che facciano capire ai cittadini che devono rimanere a casa, perché l'azione più importante per debellare prima possibile il virus è quello di restare a casa. La zona rossa limiterà i movimenti, ma sicuramente è uno strumento oggi importante e necessario in quella zona. Per istituire le zone rosse occorrono purtroppo dei numeri che in questi casi fanno male, sono numeri negativi. La mia richiesta, la prima richiesta risale al 17, oggi in questi giorni dal 17 ad oggi purtroppo i numeri sono aumentati in senso negativo, lo ho riproposto e quindi adesso siamo con questa decisione. Siamo sindaco anche dell'ospedale civile di Ortona, ospedale Covid-19, qual è la situazione? Al momento nulla, al momento l'ospedale continua a fare le attività, la regione, la ASR stanno lavorando per garantire nel miglior modo possibile appunto per garantire la tutela della salute dei pazienti già ricoverati e di quelli che verranno sottoposti appunto a trattamenti perché Covid. Ma ad Ortona oggi l'ospedale di Ortona continua a effettuare le attività che erano già che facevano riferimento soprattutto ai reparti oncologici, quindi senza pazienti Covid. Io sono contento di come la cittadinanza sta rispondendo. Certamente ci sono anche dei casi che ancora meritano attenzione. Io logicamente la mia opera è quella di convincere i cittadini a rimanere a casa il più possibile, a limitare i propri movimenti, solo quelli veramente necessari, perché poi si va ad ingolfare un movimento che in questo momento, essendo tutti in emergenza, è già abbastanza difficile da affrontare e da vivere. Tanto sindaco, prosegue anche la consegna delle mascherine in città. Pochi minuti fa lei ha consegnato delle mascherine ai medici di base di Ortona. Sì, la cosa più bella che sto vivendo in questo momento è proprio la solidarietà e sono anche emozionato per questo, perché c'è tanta solidarietà e allora non dobbiamo disperdere questo valore, dobbiamo tutti raccoglierci intorno a questa solidarietà, perché poi basta un minimo, un comportamento sbagliato a vanificare tutto. Oggi abbiamo ricevuto delle mascherine da parte di un'associazione che ha donato mascherine FP2 e noi abbiamo ritenuto opportuno consegnarle a chi sta in prima linea, ai medici, agli studi veterinari, ai pediatri, cioè quelle persone che rischiano in prima persona, perché quando vanno a visitare persone non sanno se quella persona è positiva oppure no al Covid-19. Ecco, allora facciamo tesoro di questo sentimento, lo dico a tutti, mi rivolgo non solo agli ortonesi, a tutti quanti, stiamo a casa, ascoltiamo chi ci dà i consigli giusti per comportarci bene.